Allora, il saggio alla fiamma serve a determinare la qualità della sostanza, non la quantità, la qualità della sostanza, cioè che tipo di campione vado ad esaminare. Voi vedete che qui ne abbiamo 2, 4, 6, 7 campioni, su 7 campioni sono stati messi varie sostanze. Abbiamo il calcio, il rame, lo stronzo, il lito, il bario, il potassio e il sodio, d'accordo? Ognuno di loro, quando viene posto sulla fiamma, assume una colorazione particolare, che è il suo segno identificativo. Chiaramente questo saggio è un saggio manuale, è un saggio che si basa sulle caratteristiche organolettiche della persona, perché dipende da noi come vediamo, d'accordo? Ed è un saggio, noi diciamo qualitativo, ma non è molto preciso, perché ci possono essere degli errori. Chiara vi farà vedere come lei metterà la bacchettina che userà con particolare, vedete qui che c'è questa stina, dovrebbe essere tungsteno, invece ne sarà nickel per suo, per cui la intingerò ogni volta in questa provetta che contiene acido cloridrico. Perché la intinge nell'acido cloridrico? Perché pulirà da eventuali residui e poi la rostisce alla fiamma. Va bene? Quindi, poi vediamo adesso piano piano come viene effettuata l'esperienza. A te l'onere dell'esperienza. Allora, intinge nell'acido cloridrico, mi sposto. Grazie. Prendo un po' di sostanza. Questo è calcio. Avete notato la differenza di colorazione? Sì. Era bello il rosso vivo. Quando lei deterge, poi arrostisce il filo, pulisce completamente, perché altrimenti i residui del campione potrebbero inficiare la prova successiva. Inficiare. Che? Questo è rame. Wow, è spettacolare. Poco artificio. Chiara, vedo tutto tranne che il... Spostati un po' dall'altra, ecco, così. No, perché non si vede il colore della fiamma. Adesso facciamo lo stronzio. Vai. Non come. Non come. Ecco, notate il colore rosso vivo, E ito subito. Notate poi c'è una differenza tra i vari campioni, tra alcuni arrostiscono subito immediatamente e danno il colore, altri ci impiegano più tempo. Questo dipende proprio da che cosa? Dai tempi di fusione dei differenti elementi. Adesso facciamo il litio. Ecco, adesso facciamo il litio. Il litio è un elemento del primo gruppo. E voi sapete, gli elementi più lunghi tendono a dare elettroni, va bene? Cedono elettroni, per cui diventano degli ioni. Il litio viene usato anche in medicina come antidepressivo, ma per casi molto difficili. Ed è una sostanza pericolosa perché va ad accumularsi nei reni, per cui provoca poi delle problematiche renali. D'altro conto, la parola litio viene dal greco litos, che significa pietra. Adesso c'è il bario. Ecco, voi dovete immaginare
che chiaramente chi faceva questa ricerca non conosceva le sostanze che andava a esaminare. Cos'è questo bar? Ve lo faccio vedere perché questo è molto veloce. È col verde che si vede all'inizio. Ecco, a volte vedete delle differenze e delle tracce che potrebbero rimandare ad altri campioni, perché ci sono delle impurezze che sono rimaste sulla pagina. Notate come Chiara tiene la mano a 45 gradi. Ecco, è una raccomandazione di tenere la mano a 45 gradi quando si fa questa esperienza, perché chiaramente se la mettete a 90 gradi fate il muzio scevola. Per cui non la consigliare, come regola di laboratorio va sempre a 45 gradi. Mi stiamo attenti anche perché quando intingo la mia bacchettina nell'acido cloridrico lo devo fare con lentezza e con tranquillità, perché se lo faccio con movimenti non precisi, che cosa mi può succedere? Che l'acido cloridrico mi va attorno, e l'acido cloridrico è pericoloso come tutte le sostanze chimiche. Quindi bisogna andarci piano nel fare queste esperienze. Quindi ci vuole una massima tranquillità, un massimo rispetto delle norme di laboratorio. Questo è il potassio. Questo è il potassio. Calum è il potassio che viene usato in farmacopea come strumento per contro le infiammazioni della gola. Gli antichi lo usavano come esplosivo. Nitrato di potassio viene usato come pastiglia per la gola, per disinfettare la gola si usa il nitrato di potassio. Adesso non lo vendono più perché è così economico, chiaramente non conviene alle aziende farmaceutiche. E poi chiaramente visto che si usa anche come esplosivo, è meglio eliminarlo. Bello. Quindi, se puoi guarire l'esplosivo che avete in gola, utilizzo un altro esplosivo. Bellotti non c'è. Va bene, facciamo provare allora. C'è ancora il sole. Notate come Chiara furbamente cangia la stina per evitare appunto che ci siano attivamenti. Con voi non potremmo avere questo. Dal fuoco. Guardate com'è bella viva questa fiamma, È giallo fuoco. Dura tantissimo. Ve l'ho detto, perché questo dipende dalla sostanza. Ecco, dice, questo dura tantissimo perché ogni sostanza ha i suoi tempi che dipendono proprio dalla natura della sostanza, quindi struttura atomica in questo caso. Presumo che le sostanze che hai esaminato non sono soltanto pure, ma saranno con altri elementi, per cui ci sono delle problematiche legate all'inquinamento delle sostanze. Va bene? Ok. Adesso tocca a voi.